Fare squadra per potenziare le donazioni del sangue. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato dalle associazioni di volontariato che si occupano di donazione di sangue e l'azienda ospedaliera universitaria senese, alla presenza dell'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini. Ascoltiamo proprio Bezzini e il professor Antonio Barretta, direttore generale dell'AU senese. I vantaggi sono che si rafforza la collaborazione e il coordinamento tra l'azienda ospedaliera universitaria senese e le associazioni che si occupano di donazione del sangue nel nostro territorio, associazioni che sono molto radicate, molto attive, che svolgono una funzione fondamentale, diciamo, per il servizio sanitario, perché sappiamo bene che la donazione è funzionale allo svolgimento di attività sanitarie importantissime per tutelare la salute dei cittadini. Quindi in questo modo si costruisce un percorso di condivisione. Già nelle settimane scorse abbiamo visto delle iniziative che io saluto molto positivamente, come le aperture domenicali, diciamo, per chi magari durante la settimana ha difficoltà a fare la donazione, e quindi noi siamo particolarmente, diciamo, soddisfatti di questa intesa, perché facilitare la donazione da parte dei cittadini è qualcosa che fa bene al sistema sanitario, soprattutto fa bene alla tutela della salute per tutta la popolazione. La motivazione principale è quella di riflettere sul centro emotrasfusionale con loro, sulla sua organizzazione, migliorarla per rendere la vita, diciamo, dei donatori più semplice in questo atto di generosità, e quindi è un momento di collaborazione per migliorare il servizio, e quindi è una cosa molto importante. L'accordo prevede l'istituzione del tavolo permanente di confronto sulla donazione di sangue al fine di perseguire gli obiettivi comuni prefissati per condividere informazioni e confrontarsi sugli aspetti organizzativi del servizio trasfusionale, al fine di renderlo più funzionale alle esigenze dei donatori, mettendo a fattor comune dati e analisi per definire iniziative specifiche e condivise con il mondo del volontariato. Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto dall'azienda ospedaliera universitaria senese e dalle associazioni AVIS, Provincia di Siena, ANPAS, zona senese, Fratres, Provinciale di Siena, dal gruppo donatori di sangue delle Contrade di Siena. Ascoltiamo Umberto Bongini, vicepresidente AVIS Provincia di Siena, Alfredo Angiolini, referente commissione promozione al dono del sangue, ANPAS, zona senese, Mario Lorenzo Bertocci, presidente Fratres, Provinciale di Siena, e Mauro Fantozzi, presidente del gruppo donatori di sangue delle Contrade di Siena. Io direi che è fondamentale perché, come succedeva fino a un po' d'anni fa, che ogni associazione andava un po' per la sua strada, guardando sempre comunque ai donatori, però fra le associazioni non c'era una grossa intesa. E si è visto che l'unione fa la forza, e quindi tutti insieme potremmo ottenere veramente, come abbiamo ottenuto la scorsa domenica, l'apertura voluta da tutte le forze delle associazioni, e potremmo ottenere anche altre cose. Allora, come ANPAS Pubblica Assistenza e Zona Senese in questo caso ci conoscete più forse perché andiamo in giro con le ambulanze, con i pulmini per i servizi sociali o altre cose. Abbiamo anche la parte dei donatori, anche se più piccola rispetto a tutto il resto. Però la cosa importante è che è inutile farsi la guerra tra poveri, cioè il fatto, gli obiettivi tanto sono sempre gli stessi: favorire la donazione del sangue, incrementare la donazione del sangue. Per cui poter lavorare insieme, mettersi d'accordo a un tavolo, insieme a Fratres, all'Avis e al gruppo Contrade, in questo caso sulla zona senese c'è anche il gruppo delle Contrade, ed essere un'unica voce, perché direttore Barretta, la prima cosa, al primo incontro ci siamo fatti, ha detto giustamente: ci sono tanti problemi da risolvere, perché anche loro hanno, ognuno ha i suoi problemi, perché se non si pensa, se no i problemi sono soltanto l'associazione, ce l'ha anche l'azienda ospedaliera, come tutti noi. La cosa importante che ha detto e ci è piaciuta è: io i problemi li posso risolvere, si prova a risolverli. L'importante è prima portatemi i problemi condivisi da tutti. Nel momento in cui un problema è condiviso da tutti, si può risolvere. E questo ci ha permesso innanzitutto di trovare il nuovo direttore responsabile del centro emotrasfusionale, che è tanta roba, è brava a fare varie cose, se lo posso dire. E poi l'apertura della domenica, una domenica al mese per iniziare, come viene fatto anche da altre parti. È uno sforzo, perché è uno sforzo sia per noi associazioni, avvisare i volontari, i donatori, che è aperta la domenica. È uno sforzo anche per l'azienda ospedaliera, perché devono trovarci medici, tecnici e infermieri di lavorare di domenica. Per cui questo è già un risultato, però molto, molto buono, apprezzato da un po' da tutti. Infatti la prima domenica di
settembre 25 è stato, diciamo, nonostante le elezioni, è stato un notevole successo. Ora si ripeterà anche a ottobre, a novembre, e se la cosa continua, diciamo, su questi numeri, su questa partecipazione, si pensa di andare avanti. Per cui questo è un ottimo risultato, perché il mondo del lavoro sta cambiando, il mondo del volontariato sta cambiando e bisogna andargli dietro. Noi condividiamo pienamente questo impegno iniziato a suo tempo da Paolo Almi, il presidente dell'associazione di Siena, che lui ho preso il suo posto per impegni presi, e anche perché come presidente provinciale volevo anche essere a corrente delle iniziative dell'azienda ospedaliera senese. E diciamo, sì, dopo mesi, diciamo, di incontri e di chiacchiere, diciamo, siamo riusciti a trovare questo accordo che per noi era fondamentale, l'apertura della domenica per problemi lavorativi delle persone, perché chi va in ufficio deve rientrare presto, magari le aziende dove non danno permessi, problemi, per esempio i corrieri che lavorano da lunedì al sabato, la domenica ci sono persone che avevano chiesto l'apertura domenicale sia per fare la visita che per fare la donazione, e questo, diciamo, è un ottimo inizio, anche perché poi vedremo anche se riusciamo a continuare o magari aumentare, diciamo, il numero delle aperture domenicali e portare questo anche nelle altre aziende di Siena, Montepulciano e Poggi Bonzi, che per noi sarebbe la cosa, il top, diciamo, di questo gruppo. E comunque continueremo dopo questo. Questo, appena si sarà sistemata la situazione di Poggi Bonzi, andremo anche a Poggi Bonzi per riuscire a fare un accordo simile a questo, visto che ha dato i suoi buoni frutti. Beh, sicuramente l'importanza è che si possa, come si sta vedendo anche negli anni che sono venuti a seguire, compreso quelli della pandemia, che c'è stato a Siena in particolar modo un aumento di donazioni addirittura. Quindi è importante che tutti insieme si riesce a firmare un protocollo, che chiaramente da soli non si può migliorare niente. Allora, se siamo tutti d'accordo, io credo che si possa arrivare anche grazie anche all'impegno del professor Barretta, si possa arrivare anche a dei buoni risultati. Questo è importantissimo, quello è il passo avanti che abbiamo fatto, è arrivato il direttore nuovo, manca qualcosa anche di personale, però la cosa principale a questo punto è di far funzionare a pieno regime l'officina trasfusionale. Quello è importantissimo, perché come ha detto l'assessore Bezzini, bisogna recuperare il tempo perduto in pandemia per quanto riguarda gli interventi nelle varie cliniche, però se abbiamo questa possibilità di avere l'officina a pieno regime che può gestire il sangue dell'area vasta sud-est, chiaramente la cosa viene sicuramente facilitata, ecco. Questo è molto importante. Io credo che una priorità a questo punto vada data all'officina trasfusionale. Il tavolo permanente di confronto sulla donazione di sangue è composto da un rappresentante per ognuna delle associazioni firmatarie, dal direttore del servizio trasfusionale della U senese, la dottoressa Elena Marchini, e si riunisce almeno 3 volte all'anno alla presenza della direzione aziendale. Obiettivo del tavolo è favorire un confronto aperto fra i vari soggetti coinvolti, volto soprattutto a perseguire obiettivi di comune interesse, oltre che iniziative che possano rafforzare la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti.